l'uguaglianza è quando tutte le persone non hanno la stessa possibilità di accedere ai diritti. Per me questa è la disuguaglianza, la mancanza di accedere a dei beni comuni. Quella che a me preme, che sempre mi è sempre premuta, è l'accesso allo studio, perché spesso, non avendo le possibilità economiche, non tutti hanno le stesse opportunità di formazione. In realtà il mercato adesso è più ampio e quindi, insomma, avere maggiori possibilità di studio ha permesso anche un'evoluzione professionale che magari una volta era negata. Penso a una differenza di opportunità tra le persone. Partire da gradini diversi della scala sociale, quindi le diverse possibilità che sono offerte alle persone nel corso della vita. Penso alle famiglie che sempre di più hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese, alle famiglie, alle persone che non hanno più uno stile di vita come avevano prima, nonostante, diciamo, nonostante l'emancipazione dei momenti, nonostante il consumismo dei momenti e la finta economia che gira in questo momento. Ridurre la povertà, secondo me, bisognerebbe far sì che le famiglie, innanzitutto l'aumento del lavoro, la diminuzione della, diciamo, della disoccupazione, poi diciamo che le famiglie bisogna adeguare magari i soldi e il potere economico a quello delle altre parti emancipate del mondo, dove comunque sì, abbiamo preso alcuni aspetti ma non riusciamo poi ad adeguare lo stile di vita. Penso che fondamentalmente ci sia un problema di cattiva redistribuzione delle ricchezze, perché per esempio basta pensare alla prima cosa legata alla povertà e la fame, no? Allora, il cibo nel mondo, in realtà, se guardiamo ai quantitativi, sarebbero sufficienti per tutti. Il problema è che chi lo coltiva poi gli viene sottratto, non vengono redistribuiti nella maniera giusta, magari vengono prodotte cose che non servono per sfamare beni di consumo primario, ma prodotti di esportazione per soddisfare magari sfizi di gente che ha già la panza piena. Sono anni che si parla di lotta alla povertà, mi riferisco soprattutto a livello mondiale, le Nazioni Unite sono anni che prendono impegni. Evidentemente ci sono stati dei risultati buoni, adesso per esempio ho in mente la battaglia sugli 8 obiettivi del millennio che furono lanciati nel 2000 alle Nazioni Unite, e il primo obiettivo era proprio quello di dimezzare la fame e la povertà, e ci sono stati dei sicuramente anche la sensibilizzazione su questo e una lobby sui governi affinché venissero adottate delle giuste politiche. Questo sicuramente ha avuto un suo effetto, ma sicuramente non è ancora sufficiente. Penso a tutto quello che il mondo sta distruggendo, sia come animali che come persone, che come anche biodiversità alimentare. Molte aziende, ma anche l'uomo, che con l'evolversi ha perso delle biodiversità differenti e ha standardizzato tutto, mentre noi portiamo sia colori che nuove proprietà da varie parti del mondo. Una differenza che può essere di ruolo, cioè all'interno di una stessa struttura di lavoro, dei ruoli magari simili, però una disuguaglianza nel trattamento, magari con stesse competenze, stessi magari livelli di studio nel lavoro. Nella società, direi a parità, magari fra anziani che prendono un determinato tipo di pensione, hanno lo stesso numero di lavoro, un trattamento diverso, che soprattutto quando c'è un trattamento diverso rispetto per esempio a uomo donna, o quindi proprio di genere, e anche fra diversi esseri viventi, quindi fra